Ogni sabato pomeriggio la porta della comunità di Sant'Egidio in via Romagna Trieste si apre per chi ne ha bisogno. C'è chi viene a prendersi la spesa, chi si fa visitare nell'ambulatorio medico e chi viene per capire come uscire dalle difficoltà, mentre i figli possono concedersi un po' di gioco e spensieratezza. Questa volta i migranti hanno ricevuto le magliette della Smile Run e il sorriso di Agé, uno studente nepalese della Sissa che fa da mediatore culturale. Sono come i miei fratelli. È un po' brutto che dormono per la strada ogni sera, sta piovendo ora e non hanno un posto da andare. Ci sono i migranti, ma anche tante famiglie in difficoltà si nascondono e noi rispettiamo la loro paura di farsi riconoscere. All'interno tantissimi volontari, un centinaio in totale, che distribuiscono i generi alimentari e i vestiti donati da privati, associazioni e soprattutto dalla Fondazione CRT e dalla Slow Food Italia. Ogni sabato siamo qui e in più dobbiamo far sì che ogni sabato mattina arrivi la spesa qui. Ce la portano i vari supermercati da cui ci riforniamo e quindi dobbiamo organizzare normalmente a lunedì gli acquisti. Come potete vedere la spesa non è, cioè non vivono con questa spesa, però vivono con la nostra amicizia, quindi diciamo che quello è il fulcro, è il significato, il motivo per cui vengono qua. Vengo da Georgia e sono qua volontario quasi 2 anni. E quando ho avuto bisogno mi ha aiutato tanto Sant'Egidio, adesso sono diventata come volontari. Lo trovo benissimo, abbiamo tutti uno spirito come una famiglia e grazie Sant'Egidio. Perché è importante essere qui? Perché si riceve molto più di quel che si dà, in realtà.